Piena modalità, è il tuo matrimonio, ma ora parliamo di me. Chiara Ferragni, in qualità di testimone di nozze, ha tenuto un discorso per Veronica Ferraro, sua migliore amica, che ieri ha sposato Davide Simonetta, produttore delle hit di Annalisa. In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te, ha esordito Chiara Ferragni spostando subito l'attenzione su di sé. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c'erano solo nuvole grigie. Tranne un raggio di luce che quasi magicamente si faceva strada fra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo. Che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo tutto quel periodo brutto. Col tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono. Ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. E in tutti questi 17 anni tu, più di tutti, mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica, ma anche la compagna d'avventure. Una spalla su cui piangere e una socia per fare qualsiasi C4ZZ che ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e fai da sempre parte della mia famiglia. L'allusione che ha fatto Chiara Ferragni è stata piuttosto esplicita e non riguarda il Pandoro Gate esploso a dicembre dello scorso anno, ma il divorzio da Fedez. Chiara Ferragni, testimone di nozze di Veronica Ferraro. Veronica Ferraro e Davide Simonetta ieri sono diventati moglie e marito. La coppia si è sposata a Villa Semenza, in provincia di Lecco, a 3 anni dal loro primo incontro. Lui è un famoso produttore ed è l'artefice delle numerose hit di Annalisa, con cui ha avuto anche una storia. Alle nozze c'erano tantissimi amici VIP. Oltre Chiara Ferragni con le sorelle Valentina e Francesca, c'erano anche Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, Emma, Tananai, Giuliano San Giorgi e Chiara Biasi.